Gentili signore e signori, benvenuti nello sferisterio comunale Francesco Capello, città di Cuneo, dove appena cominciata la partita valida come ultima giornata della regular season, che vede opposte la formazione dell'Acqua San Bernardo Subal Cuneo alla formazione di Santo Stefano Belbo, una partita importante per qualificarsi al girone dei playoff. Purtroppo nelle file della formazione ospite non è presente il capitano, il battitore Marco Parussa, che si è infortunato giocando l'ultima palla nell'ultima partita di campionato e viene sostituito dal giovane Luca Alossa, nato ad Alba il 13 ottobre del 2002, quindi un battitore che fa il suo esordio in campionato proprio in una partita importantissima. La partita è appena cominciata, la battuta è quella di Andrea Daziano, adesso si va al cambio di campo con il punteggio sul 15 pari e tre cacce posizionate sul terreno di gioco. Intanto Cuneo conquista il 30-15. Dicevamo, tre partite che decideranno appunto le squadre che si aggiungeranno alla formazione di Cortemiglia di Massimo Vacchetto e alla formazione di Federico Raviola, l'Imperiese e Olio Roy, che già sono qualificate. Le altre tre le sapremo al termine della giornata di questa sera. Per assurdo si potrebbe arrivare addirittura con 5 squadre 10 punti e poi sarà la classifica avulsa a decidere chi proseguirà nei playoff e chi invece dovrà andare ai playout. L'altra partita che interessa appunto la zona playout e playoff si gioca a Canale tra la formazione di Marco Battaglino e la formazione di Davide Dutto, che ormai dovrà accontentarsi di disputare i playout nonostante il rientro di Davide Dutto in battuta, che ha portato a 2 vittorie consecutive dopo il suo rientro. Siamo intanto qui a Cuneo sul 40-15 per la formazione di casa, si gioca una caccia poco oltre la metà campo con in battuta appunto il giovanissimo Lossa, la sua battuta corta, arriva Enrico Rinaldi, ancora al salto Luca Lossa, poi Daniele Panuello aveva la possibilità di chiudere il gioco, non c'è riuscito, e adesso Andrea Daziano che prova a chiudere la situazione, ci riesce bene, quindi Cuneo conquista il primo gioco. Inizia il secondo gioco, sempre con la formazione con maglia granata, pantaloncini bianchi, calzettoni bianchi, con la formazione appunto di capitanata da Luca Lossa in battuta. 4 battute per lui. Ancora la battuta di Luca Lossa, al salto aspetta il pallone Andrea Daziano, poi interviene Giordano Emanuele, poi è la volta di Daniele Panuello che riesce con un semituffo a conquistare una buona caccia per Cuneo. Ecco la battuta di Luca Lossa, alta al centro del campo, aspetta il pallone Andrea Daziano, lo colpisce molto bene,
al volo anche Luca Lossa, bello il suo ricaccio che fa indietreggiare il capitano di Cuneo, poi avanza ancora Giordano Emanuele, va a conquistare, a piazzare un'ottima caccia per la sua formazione, tre cacce sul terreno di gioco, una sulla metà campo, una molto favorevole alla formazione di Santo Stefano e l'altra nella metà campo di Cuneo. La battuta di Luca Lossa, ricordiamo che sostituisce oggi Enrico Parussa infortunato, la battuta è corta, non supera la metà campo, quindi un fallo di battuta per il giocatore, ricordiamo un mancino. Si va al cambio di campo con Cuneo avanti di un 15-1-0. Tutto pronto per la battuta di Andrea Daziano che si alza il pallone. La sua battuta oltre la metà campo, poi è bravissimo Enrico Rinaldi a fermare il pallone di Giordano Emanuele e conquistare la caccia sulla metà campo. Cuneo si porta avanti 30-0, va a giocare la caccia nella sua metà campo, quella intorno ai 35 metri. Tutto pronto sempre per la battuta del capitano di Cuneo. Ricordiamo che la partita è arbitrata da Giorgio Gili, coadiuvato da Gianfranco Brignone nel ruolo di giudice di linea. Intanto la battuta di Andrea Daziano, buono il ricaccio del centrale di Santo Stefano e poi è bravo Andrea Daziano andare a conquistarsi questa caccia e portare Cuneo avanti 40-0. Adesso c'è la caccia quella sugli 85-86 metri, quindi difficilissimo per Cuneo riuscire a conquistarla. Ricordiamo che è una partita più facile del previsto per Cuneo, che comunque deve ottenere il risultato, non far superare gli avversari, quota 3 nel punteggio per avere la certezza di qualificarsi per i playoff. Ecco la battuta di Andrea Daziano, alta al centro del campo, Giordano Emanuele colpisce, può però al salto provare a spingere ancora Andrea Daziano, rimanda la palla nella metà campo avversaria e poi non riesce però a prendere la caccia. Dopo il rimbalzo termina in out, quindi accorcia le distanze la Santo Stefanese, 15-40. Ricordiamo che Parussa, che stasera è assente, ha giocato finora in Serie A 154 partite, ne ha vinte 69, una percentuale del 45% di vittorie, mentre Andrea Daziano in Serie A ne ha giocate 18, 9 vittorie, quindi un 50%. Altra battuta di Andrea Daziano, molto alta al centro del campo, colpisce male il mancino di Santo Stefano e Cuneo conquista questo gioco e si porta avanti sul 2-0, quindi partenza come si prevedeva spinta da parte di Cuneo, che sta giocando però contro una formazione avversaria priva del suo capitano. Ancora una battuta di Andrea Daziano per iniziare il terzo gioco, colpisce il centrale Giordano Emanuele, una palla che va molto alta, rimbalza, il salto può colpire e spingere Andrea Daziano, aspetta il pallone al volo, lo colpisce bene Luca Lossa, poi ancora Andrea Daziano a provare a spingere, ancora una palla lunga, ancora il capitano di Santo Stefano che si salva molto bene, poi costringe Roberto Corino a piazzare il pallone sulla linea di metà campo, quindi una caccia sulla metà campo. Ricordiamo che non si sapeva della defezione di Enrico Parussa, una defezione dell'ultimo momento non comunicata, quindi la gente che è venuta nella speranza di assistere a un incontro più avvincente è rimasta un po' delusa, ma adesso avrà modo di vedere le capacità del giovane battitore della Santo Stefanese. Intanto un fallo oltre la rete di Andrea Daziano permette agli ospiti di passare avanti nel terzo gioco di un 15. La
Ancora la battuta di Andrea Daziano, Giordano Emanuele colpisce, abbassa il pallone, ci arriva Roberto Corino, la palla si impenna sulla metà campo, può centrare l'intra ma non lo fa Marco Cocino, riesce ancora a salvarsi Andrea Daziano, caccia sui 15 metri, comunque una caccia buona per la formazione che poi verrà imbattuta. Intanto questa sera seguiremo anche le altre partite, vi daremo i risultati. Ecco intanto la rincorsa di Andrea Daziano, battuta al centro del campo, ancora Giordano Emanuele a colpire, piazza un ottimo pallone laterale, ma ci arriva bene Andrea Daziano. Poi è la volta di Luca Lossa a spingere al salto, può difendersi ancora Andrea Daziano, ancora Giordano Emanuele e poi trova lo spiraglio giusto per andare a sistemare un'altra buonissima caccia per la Santo Stefanese. Si va al cambio di campo con Santo Stefano avanti di un 15 e due cacce buonissime, una sulla metà campo. Tanto è tutto pronto per la prima battuta di Luca Lossa in questo gioco. Aspetta la palla al volo Andrea Daziano, colpisce, abbassa il pallone e va a conquistarsi il 15 la formazione di Santo Stefano, adesso 30-0 con due cacce buone, quindi in difficoltà Cuneo che ricordiamo deve cercare di fare il risultato pieno con un buon punteggio per avere la certezza di qualificarsi nei playoff. Seconda caccia, quella sui 15 metri, molto favorevole a Santo Stefano, dicevamo. La rincorsa di Luca Lossa, battuta al centro del campo, interviene Roberto Corino, sbaglia, 40-0 Santo Stefano. Quindi intravede il primo gioco Luca Lossa, non deve sbagliare Cuneo se vuole rimanere in corsa anche in questo gioco, Cuneo avanti 2-0, ma ricordiamo bastano 4 giochi alla formazione di Santo Stefano per qualificarsi. Ecco che l'arbitro Giorgio Gili ha fischiato la ripresa del gioco, la battuta al centro del campo, ancora Roberto Corino, questa volta la sua giocata è buona, ma c'è Marco Cocino che non riesce a chiudere, allora Roberto Corino che spedisce un pallone praticamente in intra perché Giordano colpisce, porca vacca, scusate, l'ha colpito. Telefono, scusate l'imprecazione, la palla fiondata dal centrale di Cuneo, mi colpisce direttamente il telefonino. E quindi Cuneo rimane in partita conquistando questo 15. Ancora una battuta di Luca Lossa, questa volta cerca il largo e poi c'è il fallo, la palla rimbalza sulla riga e quindi fallo in battuta di Luca Lossa che ha cercato una battuta al largo per mettere in difficoltà gli avversari. Cuneo recupera un altro 15, adesso il punteggio vede avanti sempre Santo Stefano. 40-30, ancora una battuta del giovane Luca Lossa. La sua battuta alta al centro del campo. Roberto Corino a ricacciare, al salto aspetta Luca Lossa e poi è la volta dell'intra di Enrico Rinaldi, molto concentrata la formazione di Cuneo che ricordiamo era sotto 40-0, riesce a recuperare 40 pari e a riportarsi pienamente in partita per conquistare questo gioco. Bisogna rimanere sempre concentrati, anche se la partita, come dicevo, è più facile rispetto a quello che si attendeva a Cuneo. Ci fosse stato in campo Enrico Parussa, adesso due giocate di Daniele Panuello e poi altra possibilità per Roberto Corino di spingere. Si salva come può Luca Lossa. Caccia comunque sui 20 metri.
Ultima battuta di Luca Lossa, poi si andrà al cambio di campo. Sta facendo molto bene anche Roberto Corino, ricordiamo autore di due splendide partite contro Campagno e contro Vacchetto, che sono valsi due punti per la formazione dell'Acqua San Bernardo su Balcunio. Intanto la battuta al centro del campo di Luca Lossa, ancora Roberto Corino, abbassa il pallone, ottima giocata, caccia sui 30 metri, Cuneo adesso si porta in battuta. La battuta di Andrea Daziano, la sua rincorsa, al volo colpisce Giordano Emanuele, poi Roberto Corino che si salva benissimo. Impossibile per il mancino, il giovane capitano di Santo Stefano, rimandare la palla oltre la caccia, e Cuneo opera, effettua il sorpasso, si porta avanti 40-30 e adesso ha l'opportunità di conquistare anche questo terzo gioco, ed è un ottimo punto questo per Cuneo, che aveva iniziato malissimo andando sotto 40-0. Ecco la rincorsa di Andrea Daziano, al volo Giordano Emanuele, vediamo, prova la giocata laterale, la palla termina fuori di 20 centimetri e Cuneo riesce nell'impresa, diciamo così, di conquistare un gioco che la vedeva soccombere 40-0 e portarsi sul 3-0. Intanto andiamo a vedere come stanno andando le altre partite. Ricordiamo una serata importante, quest'ultima dei playoff, tutte le partite che si giocano in contemporanea. Ad Ogliani è avanti la formazione di Cristian Gatto per 2-0. E intanto inizia il quarto gioco con la battuta di Andrea Daziano. Al centro risponde bene Giordano Emanuele, avanza, colpisce al volo, male. Questa volta Andrea Daziano, fallo al largo. Avanti di nuovo Santo Stefano, 15-0. Andiamo a vedere se si è sbloccato il punteggio nelle altre partite. Ad Alba è avanti la formazione di Massimo Vacchetto, 1-0 con la formazione di Bruno Campagno. Ricordiamo la sfida, diciamo, meno interessante in questa serata, è quella che però è stata la finale dell'anno scorso. Tanto buona giocata ancora di Giordano Emanuele, sfugge la palla ad Andrea Daziano e caccia intorno ai 10 metri. Inizia di nuovo male questo gioco Cuneo, poi chiaramente avrà ancora tempo per provare a recuperare. Un 15 di vantaggio Santo Stefano, una caccia buona. Ed ecco la battuta di Andrea Daziano, molto spinta al centro del campo, ancora Giordano Emanuele, abbassa il pallone, ferma Daniele Panuello sui 50 metri. E a Canale Marco Battaglino sta conducendo 2-0 sulla Bormidese, quindi un punteggio che lo qualificherebbe. In caso di vittoria Marco Battaglino verrà sicuramente qualificato ai playoff. Avanza per colpire Andrea Daziano, al volo spinge molto, intra, bravo, bravo questa volta Andrea Daziano, pareggia i 15, applausi del pubblico di Cuneo al suo beniamino, il giovane di Cuneo al primo anno in Serie A, che questa sera ha un compito più agevolato di quello che potesse aspettarsi, non essendo presente appunto nella formazione ospite il capitano titolare Enrico Parussa. Per quel che riguarda questa partita tra Cuneo e Santo Stefano in campionato, la partita numero 94, finora sono state 57 le vittorie di Cuneo, 36 quelle di Santo Stefano. Intanto gioca un buon pallone Emanuele Giordano e poi Coccino castiga l'incertezza del capitano di Cuneo e si porta avanti 30-15. E andiamo a giocare la caccia sui 7 metri, la battuta di Luca Lossa, Roberto Corino che prova a piazzare in diagonale il pallone, non riesce a conquistare la caccia ed è di nuovo avanti di 2-15 la formazione di Santo Stefano. Vediamo se Cuneo sarà brava nuovamente a recuperare. 40-15 per il momento per Santo Stefano, la caccia è sui 50 metri.
quindi in teoria abbastanza favorevole al ricaccio, dipende tanto anche dalla battuta di Luca Lossa, che si sta egregiamente comportando in questa serata. Bella la sua battuta, alta al centro del campo, arriva Roberto Corino, abbassa il pallone, ci arriva e conquista 15 e gioco Giordano Emanuele, quindi primo gioco per la formazione di Santo Stefano. E quindi Cuneo è ancora avanti 3-1, ma ricordiamo che bastano 4 giochi alla formazione di Santo Stefano per qualificarsi. Dovrà ricompattarsi Cuneo e cercare di essere più decisa in questa partita, non sbagliare più giochi di questo tipo. Era già andato bene il gioco precedente, nel quale aveva recuperato da un 40-0, intanto continua a battere bene il giovane Luca Lossa, poi ottimo intervento di Marco Coccino e un tuffo di Daniele Panuello permette a Cuneo di piazzare una buona caccia sui 25 metri, 20 metri, quindi ottima la giocata di Daniele Panuello. Fischia l'arbitro, Giorgio Gili, si può battere il secondo pallone, Luca Alossa, Roberto Corino, ottimo ancora la giocata, ma bravo Giordano Emanuele con una manata a conquistare 5 metri di campo, caccia comunque intorno ai 30 metri, mentre l'araldica Castagnole Lanze sta battendo la formazione di Dogliani per il momento per 3-0, quindi con questo punteggio sarebbe qualificata anche la formazione di Castagnole. Battuta di Luca Lossa, Daniele Panuello contro la rete, poi Giordano Emanuele spinge il pallone e c'entra un'altra intra, bravissimo Giordano Emanuele, errore grave da parte di Daniele Panuello, compromette questo inizio di quinto gioco, 15-0 avanti Castagnole, scusate, avanti Santo Stefano. Sono errori che non si dovrebbero commettere, ma ogni tanto scappano. Ancora la battuta di Alossa, questa volta si incarica Roberto Corino di piazzare il suo colpo. Aspetta il salto Luca Alossa, caccia sui 25 metri, si va al cambio di campo con Santo Stefano avanti di un 15. Si va a giocare la prima caccia, la più favorevole a Cuneo. Rincorsa di Andrea Daziano, la battuta al centro del campo, Giordano Emanuele abbassa il pallone, non supera la caccia, 15 pari. Seconda caccia sui 30 metri, deve spingere però Cuneo. Sta facendo un gran gioco al ricaccio Giordano Emanuele, si è presa in mano la squadra, sta facendo bene. Sta dando una grossa mano al suo giovane capitano Luca Lossa, ricordiamo, che sostituisce Enrico Parussa infortunato. Ecco la battuta di Andrea Daziano, battuta alta al centro del campo, colpisce questa volta male il mancino di Santo Stefano. Cuneo passa a condurre 30-15 e va a giocarsi la caccia sui 25 metri. Ecco che ha fischiato l'arbitro Giorgio Gili, parte la rincorsa del capitano di Cuneo, la sua battuta, si sposta Marco Coccino, ci arriva Giordano Emanuele, ottima la sua giocata, poi Andrea Daziano sbaglia. 30 pari, Riccardo Maestro riesce a conquistare questo 15, 30 pari, deve spingere e fare meglio di quello che sta facendo attualmente Andrea Daziano. Aveva una caccia favorevole, non è riuscito nell'impresa di conquistarla. Ce l'ha fatta invece il terzino al largo di Santo Stefano. Adesso spinge di più in battuta
di Andrea Daziano e poi c'è un'ottima giocata da parte di Giordano Emanuele, buca i centrali di Cuneo, non intervengono a tempo Daniele Panuello e Roberto Corino, quindi una caccia buona per la Santo Stefanese. Non è una partita sicuramente facile per Cuneo, perché queste partite che sembrano più facili poi si rivelano invece irte di difficoltà, come sta succedendo in questo inizio di serata a Cuneo. La battuta di Andrea Daziano, al volo ancora Giordano, ci arriva a fermare il pallone Enrico Rinaldi, caccia sulla metà campo, si va al cambio di campo. La sfida invece tra Bacchetto e Gatto in campionato sono state 7-4-3 a favore di Dogliani. Intanto un bello scambio qui a Cuneo, si difende bene il giocatore di Santo Stefano, poi chiude Enrico Rinaldi, quindi è riuscita Cuneo, grazie a due ottime giocate dei suoi centrali, andare a conquistare un 15 importante e a portarsi in vantaggio 40-30. Adesso c'è una caccia sulla metà campo, dicevo, nelle sfide dirette tra Vacchetto e Gatto in campionato era Vacchetto avanti 4-3. È una sfida in Superlega vinta dallo stesso Paolo Vacchetto. Questa sera invece ha cominciato meglio Cristian Gatto, che è avanti 4-0. La battuta di Alossa, interviene Roberto Corino, buona la sua giocata e supera il mancino di Santo Stefano. Cuneo conquista questo importante gioco e si porta avanti 4-1 nel punteggio. Ecco la rincorsa di Luca Lossa, la sua battuta buona, interviene Roberto Corino, ottima la sua giocata, un po' in difficoltà Luca Lossa che comunque si salva, caccia sui 30 metri. Sta giocando comunque bene il giovanissimo capitano di Santo Stefano, chiamato all'esordio in una serata veramente importante, quella che decide play-out e play-off. Tutte le partite si stanno giocando in contemporanea, ricordiamo, non si gioca solo la partita di Imperia che doveva vedere protagonisti Federico Raviola e Gilberto Torino, in quanto Gilberto Torino, anche egli infortunato, ha dovuto dare forfè e quindi punto alla società di Imperia, che ha raggiunto momentaneamente in classifica la formazione di Corte Emilia, entrambe a 13 punti, ma questa sera può effettuare nuovamente l'allungo la formazione di Vacchetto in caso di vittoria in quel di Alba contro Bruno Campagno, risultato che adesso lo vede avanti 2-1. Terza battuta per Luca Lossa, battuta a cercare il largo, supera però abbondantemente la linea di battuta. Ricordiamo che entrambe le formazioni battono dai 6 metri. Anche se non è presente il capitano di Santo Stefano, la battuta viene effettuata alla pari tra queste due formazioni. Altra battuta ancora per il giovane Alossa. Sua battuta ancora verso Daniele Panuello, che questa volta risponde molto bene. Bravo ancora Luca Alossa. Arriva Andrea Daziano, poi intercetta Marco Coccino, caccia sui 35 metri. Si va al cambio di campo con Cuneo avanti di un 15. Tanto la battuta di Andrea Daziano ferma al doppio molto bene Daniele Panuello, Cuneo avanti 30-0. Viene intanto rifatta la riga che delimita la zona di battuta, come richiesto dal direttore tecnico della Santo Stefanese Alberto Bellanti, che si era visto fischiare un fallo dal giudice di linea al suo battitore.
Intanto Giorgio Giri ha fischiato, si può riprendere la partita, battuta al centro del campo, Giordano Emanuele che aspetta il pallone, lo abbassa ancora Daniele Panuello a fermare per il 40-0 Cuneo. Battuta di Andrea Daziano, alta al centro del campo, sempre Giordano Emanuele ad occuparsi del ricaccio, la palla tocca al muro, poi è prontissimo Enrico Rinaldi, ma bravo anche Luca Lossa, poi c'è il colpo vincente di Andrea Daziano che toglie dall'impaccio la sua formazione e va a conquistare il quinto gioco, 5-1 Cuneo. Va a iniziare quindi adesso il settimo gioco. La battuta alta di Andrea Daziano, sempre Giordano Emanuele a colpire molto bene. Al volo anche Andrea Daziano, bravissimo, piazza un pallone in diagonale sui 65 metri. Ottima risposta di Emanuele Giordano, ma bravo Andrea Daziano a non farsi sorprendere, a piazzare un perfetto diagonale per andare a piazzare un'ottima caccia per quando si porterà nella zona del ricaccio. Un anno caratterizzato da tanti forfè, da tanti infortuni per i battitori, come non si era mai visto. Intanto ottima giocata di Daniele Panuello, sono ben 8 i forfè medici quest'anno, che valgono il record insieme all'annata 2018 e all'annata del 1959. Quindi un eventuale prossimo forfè di uno dei capitani stabilirà il record assoluto. Non una cosa bella per lo sport, però ci sta anche quello, una stagione giocata a ritmi molto intensi. Intanto ottima giocata di Roberto Corino che va a piazzare una bella caccia sugli 85 metri. Oltre ai forfè medici, a volte le squadre, come il caso di questa sera, hanno schierato battitori di categorie inferiori. Intanto la battuta di Andrea Daziano al centro del campo, ancora Giordano Emanuele, abbassa il pallone, bravo Enrico Rinaldi, buona caccia a Cuneo. Ecco la battuta di Luca Lossa, a cercare il largo. Daniele Panuello, ottima la sua risposta, niente da fare per il pur bravo Luca Lossa. Cuneo passa avanti di un 15. Ancora la battuta di Luca Lossa al centro del campo, Roberto Corino, grande risposta, fa indietreggiare il giovane battitore di Santo Stefano che è obbligato a commettere fallo. 30-0 Cuneo. Battuta di Luca Lossa che non trova il campo, supera la rete, fallo in battuta. Ha provato il giovane Luca, visto che la caccia era sugli 85 metri, a provare una battuta un po' diversa che avrebbe messo in difficoltà Cuneo, niente da fare. 40-0, ma anche questa caccia è proibitiva per lui. Vediamo, caccia sui 70 metri, dovrà spingere molto. Vediamo se lo fa, palla
sul pugno di Roberto Corino, che abbassa e va a conquistarsi il sesto gioco. 6-1 Cuneo. La battuta di Luca Loss, ancora a cercare il largo, questa volta non può intervenire Daniele Panuello, bravo Luca Loss, va a piazzare un'ottima caccia sui 65 metri. Battuta ancora di Luca Lossa, sempre a cercare il largo, e la palla è nuovamente buona, vediamo, Roberto Corino indica che fallo, l'arbitro si porta sul punto dove ha battuto il pallone e dà la caccia buona. Quindi due ottime battute di Luca Lossa, che ha messo in crisi prima Daniele Panuello e poi un esperto Roberto Corino. Le sta provando tutte Luca Lossa, che dimostra grande maturità in queste giocate. Cuneo avanti 6-1. Ricordiamo, importante per Cuneo non far superare a Santo Stefano i tre giochi. Ci sta provando comunque Luca Lossa. Adesso la battuta è corta, supera malapena la metà campo, la bordata di Roberto Corino e ottima giocata ancora di Giordano Emanuele, caccia ancora nella metà campo di Cuneo, deve fare sicuramente una caccia migliore Cuneo se vuole provare a rimanere in gioco. In questo gioco si andrebbe al riposo sul 6-2 con buone speranze per Santo Stefano, in caso invece di punto Cuneo 7-1 sarebbe tanta cosa per la società che gioca in casa. La battuta di Alossa, arriva Roberto Corino a colpire il pallone, è un'altra prodezza da parte di Maestro. Quattro cacce tutte nella metà campo di Santo Stefano. Si va a giocare una caccia, quella sui 65 metri. Dovrà provare a spingere in battuta. Andrea Daziano lo fa, palla al centro, Giordano Emanuele pronto contro la rete, al salto un'opportunità però Andrea Daziano, vediamo se la sfrutta, palla ancora per Andrea Giordano, poi è bravo Enrico Rinaldi, scambia ripetizione, questa volta è una prodezza di Mancino da parte di Enrico Rinaldi a permettere a Cuneo di rimanere in gioco, 15-0 avanti Cuneo, diciamo gioco salvato, ma altre calce sono tutte nella metà campo di Santo Stefano, questa ancora più difficile per Cuneo. Tanto d'Alba, il punteggio vede avanti Bruno Campagno 3-2. La battuta di Andrea Daziano, palla corta, Marco Coccino può spingere. Può spingere però ancora Andrea Daziano, vediamo se riesce a salvarsi, è pronto Maestro, ferma il pallone prima che superi la caccia, 15 pari. Ha avuto una buona possibilità Andrea Daziano, ma non è riuscito a spingere a sufficienza il pallone. Deve provarci su questa caccia che è intorno ai 52-53 metri Andrea Daziano. Una caccia importante a questo punto della partita. Vediamo. Seguiamo in diretta appunto questa battuta del capitano di Cuneo, la sua battuta al largo, vediamo se rimane in campo, sì, colpisce il centrale, poi è Luca Lossa e Roberto Corino che va a piazzare la zampata vincente, sta facendo valere le sue doti di esperienza e di classe Roberto Corino. In serate come queste, dove mentalmente non bisogna mollare niente, lui è presente sul pezzo e va a conquistarsi il 30-15, quindi Cuneo rimane in gioco anche
si aveva cacce bruttissime tutte nella metà campo di Santo Stefano, adesso ce n'è un'altra, la quarta. Vediamo come andrà questa volta, ci deve provare Cuneo, ci vuole provare soprattutto Santo Stefano Belbo. Vediamo la battuta innanzitutto di Andrea Daziano, out, quindi niente da fare, 30 pari però, ancora un gioco in bilico, non è successo nulla. Però adesso non bisogna più sbagliare, rimanere concentrati. Andiamo a vedere intanto il risultato delle altre partite. 7-0 a Dogliani, non c'è partita, non c'è storia. Battuta a cercare la rete di Andrea Daziano, al salto aspetta Giordano Emanuele. Buona la sua giocata, arriva al volo, stavolta grande questo colpo da parte di Andrea Daziano, bravissimo. Un lungo linea spettacolare, molto difficile, va a posizionarsi una caccia sugli 85 metri. Sta crescendo molto il giovane di Cuneo anche in questi colpi. D'altronde con maestri come Roberto Corino e Giuliano Bellanti che insegnano sicuramente in allenamento tutte la loro esperienza, tutti i loro colpi. Qualcosa apprende il giovane vincitore del campionato di Serie B dell'anno scorso con i colori della SPEB di Bernezzo. Altra battuta di Andrea Daziano, questa volta alta al centro del campo, risponde Luca Lossa, lo fa male, la palla termina out e quindi Cuneo vede concretamente la possibilità di andare al riposo in vantaggio di 7-1 in quanto avanti 40-30 con una caccia sugli 85 metri. Tanto la battuta di Luca Lossa, arriva Andrea Daziano, piazza un fendente al centro del campo che gli vale il settimo gioco. 7-1 al riposo, a risentirci fra 10 minuti. Riprendiamo a trasmettere la partita di palla a pugno dallo sferisterio Francesco Capello, Città di Cuneo. Una partita che vede opposte la formazione di casa dell'Acqua San Bernardo su Balcuneo alla formazione di Santo Stefano. Partita valida quale ultima giornata della regular season. All'intervallo il punteggio vede avanti la formazione di Cuneo per 7-1. È iniziata appunto il secondo tempo con imbattuta la formazione di Santo Stefano che non schiera il suo battitore titolare Enrico Parussa, infortunato. Al suo posto il giovanissimo Luca Lossa, classe 2002. Punteggio appunto che vede avanti Cuneo. 7-1, una partita importante per la qualificazione ai play-off. Cuneo per qualificarsi appunto ai play-off deve vincere non facendo superare alla formazione di Santo Stefano. I tre giochi intanto un fallo di Enrico Rinaldi colpito dalla pallonata del suo compagno di squadra Roberto Corino, vale il 15 per la formazione di Santo Stefano che si porta al ricaccio. Cuneo raggiunge invece col suo capitano Andrea Daziano la zona di battuta perché si giocano altre partite importanti per le qualificazioni ai playoff. Una è quella di Dogliani, intanto un erroraccio da parte di Andrea Daziano che regala il 15 pari. Anzi, il 30-0, c'è un errore nel punteggio. Il 30-0 alla formazione di Santo Stefano, non deve sbagliare Cuneo, è importante rimanere concentrati fino alla fine, dicevamo, perché anche il punteggio ha la sua importanza per qualificare la squadra ai play-off. Vediamo adesso la battuta di Daziano, questa volta al centro del campo, colpisce Giordano Emanuele, sbaglia questa volta il centrale di Santo Stefano, forse il suo primo errore in questa partita, ha sempre ricacciato molto bene finora, quindi accorcia le distanze Cuneo e deve sfruttare adesso una caccia sui 30 metri. Dicevamo altre partite importanti, si stanno giocando a Dogliani e a Canale e le partite in questione vedono avanti la formazione di Cristian Gatto a Dogliani. Intanto il ricaccio questa volta ottimo da parte di Giordano Emanuele, poi la giocata di Andrea Daziano è sbagliata, altro regalo, 40-15, inizia male il secondo tempo. Andrea Daziano deve rimanere concentrato, come dicevamo,
non può permettersi errori di questo genere. Ecco ancora la battuta di Andrea Daziano al centro del campo, al volo Giordano Emanuele, ferma Enrico Rinaldi, caccia sui 60 metri, adesso deve andarsela a conquistare la rincorsa di Luca Lossa, tutto pronto, ha fischiato l'arbitro Giorgio Gili, la rincorsa del Mancino, vediamo, prova la giocata al largo e poi sbaglia Daniele Panuello, si salva ancora Cuneo, ma poi è bravissimo Santo Stefano andarsi a conquistare il secondo punto, quindi la partita viene molto interessante qui a Cuneo, non per quel che riguarda il risultato finale, ma per quel che riguarda il punteggio. Ricordiamo, Cuneo deve battere per passare ai play-off la formazione di Santo Stefano per 9, massimo con un punteggio di 9-3, altrimenti si qualifica Santo Stefano. Adesso il punteggio vede avanti Cuneo 7-2. Quindi, nonostante il punteggio in vantaggio di Cuneo, la partita è sempre interessante appunto per la qualificazione ai play-off. Rincorsa di Luca Lossa, ferma molto bene Marco Cocino il pallone, caccia sui 30 metri. Seconda battuta per il capitano Luca Lossa. Roberto Corino abbassa bene Cocino e poi caccia sulla metà campo. Stanno giocando una grande partita i compagni di Luca Lossa e lo stesso Luca Lossa sta destreggiandosi molto bene. Ecco la battuta di Luca Lossa, centro del campo, Roberto Corino che aspetta il pallone, lo colpisce bene anche Giordano. Viene segnalato il fallo da parte del secondo arbitro che alza il bastone, Giorgio Gili non lo degna di uno sguardo, caccia, è lui che decide, aveva timidamente alzato il bastone per segnalare il fallo il giudice di linea, ma non è stato preso in considerazione dal primo arbitro, quindi caccia. Luca Lossa, battuta alta al centro del campo. Roberto Corino supera l'opposizione del terzino al largo maestro e va a posizionare un'altra caccia sui 35 metri. Quattro cacce, si va al cambio di campo, caccia sui 35 metri, deve spingere il giovane capitano di Cuneo, non può più permettersi errori, la sua battuta al centro del campo, al salto aspetta il pallone Luca Lossa, lo colpisce contro il muro e poi ferma Daniele Panuello, la prima caccia è conquistata da Cuneo, adesso caccia sulla metà campo. Ancora Andrea Daziano che si porta in zona di battuta. Ecco che è tutto pronto per la ripresa del gioco. Seconda battuta di Andrea Daziano, battuta al largo, buona. Interviene Emanuele Giordano, ferma Roberto Corino, Cuneo avanti 30-0. Quindi per adesso ha centrato gli obiettivi in questo gioco, due cacce conquistate, adesso si va a giocare la terza caccia, quella un po' contestata, poteva essere un 15 per Cuneo, ma l'arbitro ha deciso diversamente, il primo arbitro, mentre il giudice di linea, ricordiamo, aveva alzato il bastone per segnalare il fallo del giocatore di Santo Stefano, battuta buona da parte di Andrea Daziano, che va a conquistarsi il 40-0, bravissimo
una bella battuta al largo mette in difficoltà il giovane capitano battitore Luca Lossa. E Cuneo si porta avanti 40-0 con la concreta possibilità di conquistare questo gioco. Caccia sui 35 metri, deve continuare a spingere Andrea Daziano in battuta come ha fatto in tutto questo gioco. La sua battuta al centro del campo, Giordano Emanuele aspetta, abbassa il pallone, questa volta Enrico Rinaldi a fare scudo col suo corpo e a fermare il pallone. Cuneo avanti 8-2. E adesso altro gioco importante, nonostante Cuneo sia avanti 8-2, ricordiamo che tre giochi per Santo Stefano valgono l'accesso per Cuneo ai playoff, quattro giochi invece sarebbero quelli che qualificherebbero la formazione di Santo Stefano. Battuta di Andrea Daziano, centro del campo, Giordano Emanuele contro il muro, Daniele Panuello scatta, ferma il pallone sui 50 metri. Deve continuare a spingere Andrea Daziano in battuta perché sta mettendo veramente in difficoltà la formazione avversaria. Tutto pronto per la ripresa del gioco, la battuta di Andrea Daziano ancora alta al centro del campo. Questa volta è Luca Lossa a colpire il pallone, ferma ancora Enrico Rinaldi sui 58 metri. E intanto al riposo sul 5-3 è andata la formazione di Marco Battaglino Canale. Battuta di Andrea Daziano, al volo Giordano Emanuele contro il muro, ancora Daniele Panuello a fermare. Tre cacce tutte praticamente nel medesimo posto intorno ai 50 metri. Grazie alla battuta spinta di Andrea Daziano che si è preso nell'arco della partita qualche pausa ma pare molto concentrato in questa fase per portare a casa un risultato importante che lo qualificherebbe ai playoff. Ancora una battuta al centro del campo, ancora Giordano Emanuele, abbassa il pallone, questa volta la sua giocata è vincente, supera Enrico Rinaldi, caccia sui 30 metri. La battuta alta di Luca e poi la zampata vincente da parte di Giordano Emanuele vale il 15-0 per Santo Stefano. Cuneo non ha ancora conquistato niente, per carità, tutto da giocare, si è mangiata già una caccia, diciamo così, che poteva essere gestita meglio. Non deve più sbagliare Cuneo, ricordiamo, adesso due cacce ancora favorevoli alla formazione al ricaccio. Ci crede ancora Santo Stefano col suo giovane capitano, la sua battuta, palla alta al centro del campo, fallo ancora una volta, seconda volta, supera leggermente, pesta col piede la riga di battuta, quindi fischia l'arbitro il fallo. 15 pari. Giudice di linea Gianfranco Brignone, altra caccia sulla metà campo. Vediamo la rincorsa del capitano Luca Alossa, questa volta battuta e valida al centro del campo. Ecco Roberto Corino, abbassa il pallone e poi commette fallo questa volta Marco Coccino. Cuneo avanti 30-15, ma adesso una ottima caccia per la formazione di Santo Stefano che in battuta può portarsi in parità. Deve rimanere vigile, attenta la formazione che adesso ha il ricaccio. 8-2 il punteggio, ma ricordiamo due giochi qualificherebbero Santo Stefano ai playoff. La battuta di Luca Lossa al centro del campo, ecco Roberto Corino che avanza e sbaglia clamorosamente per lui. 30 pari, ma si può ancora giocare. Ci sta ogni tanto anche di sbagliare questi palloni, ma adesso
ci sono due battute importanti per Santo Stefano. Ecco la prima, la battuta corta. Enrico Rinaldi abbassa il pallone, colpisce poi ancora Roberto Corino, in difficoltà Luca Lossa, poi Lepanuello si fa passare il pallone in mezzo alle gambe, perde metri di campo, caccia comunque sui 30 metri. Richiesta di fallo da parte di Enrico Rinaldi per la giocata di Luca Lossa, che secondo lui avrebbe schiacciato il pallone contro il muro. Di diverso avviso l'arbitro Giorgio Gili. Ancora una battuta, poi si andrà all'inversione di campo. Ancora una battuta per Santo Stefano. Maglia granata in campo. Ecco la battuta al centro del campo. Roberto Corino che aspetta il pallone. Una fucilata. Poi è bravo Marco Cocino, ma molto attento questa volta Enrico Rinaldi. Conquista metri di campo. Due cacce sui 35 metri. Saranno decisive per assegnare questo gioco. Caccia sui 30 metri, la rincorsa del capitano di Cuneo, si alza il pallone, la sua bordata a centrocampo. Ecco Emanuele Giordano, colpisce male, la palla termina in out. Primo 15 conquistato da Cuneo. Quindi Cuneo in vantaggio 40-30. Ancora la massima concentrazione per il giovane battitore di Cuneo, che ha una grande opportunità. Caccia sui 35 metri, i suoi compagni schierati sulla linea della caccia, la formazione di Santo Stefano al ricaccio, la battuta di Andrea Daziano, battuta lunga, Giordano Emanuele a colpire, lo fa bene, al volo deve colpire Andrea Daziano, abbassa il pallone, Marco Cocino è prontissimo e commette fallo, no. Niente, tutto buono, quindi ancora una illusione per Cuneo di aver conquistato questo 15, invece tutto da rifare, colpo buono di Santo Stefano, 40 pari, tutto ancora rimandato, ancora molta incertezza qui a Cuneo, non sul risultato finale che vedrà Cuneo sicuramente vittorioso, ma sul punteggio. Ricordiamo che il 9-4 eventuale qualifica Santo Stefano. Battuta di Andrea Daziano molto spinta al centro del campo. Giordano Emanuele a colpire molto bene. Andrea Daziano abbassa un gran pallone. Questa volta è un'ottima giocata quella del capitano di Cuneo. Caccia sui 70 metri. Molto ben giocata, come dice anche il pubblico presente sulle tribune. Ancora una battuta per Andrea Daziano. Poi si deciderà questo importante gioco. Deve rimanere concentrato Andrea Daziano, vediamo che l'arbitro ha già fischiato. La battuta di Andrea Daziano buona, molto profonda, al volo ancora Giordano Emanuele contro la rete ed ecco che Andrea Daziano può esplodere la sua giocata, non lo fa benissimo ma mette in difficoltà comunque Giordano Emanuele che viene ingannato dal rimbalzo di Cuneo, quindi questa volta Cuneo veramente due match point per chiudere l'incontro. Ecco la rincorsa di Luca Lossa, la sua battuta al centro del campo. Arriva Roberto Corino, abbassa il pallone e centra la prima caccia. Quindi bravo Roberto Corino, ha detto ci penso io, così è stato. A un passo dal sogno Cuneo, che tre giornate fa non ci credeva quasi più alla conquista dei playoff. Poi due vittorie importanti, una con Bruno Campagno qui nello Sferisterio di Cuneo, l'altra in trasferta in quel di Conte Emilia contro il campione d'Italia Massimo Vacchetto. E questa sera la partita che non vede protagonista Enrico Parussa, ma la formazione di Cuneo. Può chiudere adesso Roberto Corino e lo fa. Cuneo si qualifica ai playoff, esulta giustamente Roberto Corino e con lui tutta la squadra. Raggiunto il primo obiettivo stagionale per la formazione di Cuneo, peccato per la formazione di Santo Stefano che ci ha creduto fino all'ultimo, poi tanta sfortuna, Parussa si è fatto male nell'ultimo incontro, proprio sull'ultimo pallone, un stiramento che lo terrà lontano dai campi di gioco per qualche partita. Cuneo comunque, dicevamo, raggiunge il suo obiettivo e si qualifica ai playoff insieme alle formazioni di
Corte Emilia, Massimo Vacchetto di Imperia, Federico Raviola di Castagnole, Cristian Gatto e probabilmente di, o quasi sicuramente di Canale, Marco Battaglino. Signore e signori, arrivederci alla prima partita dei playoff. Da Mario Pasquale, una buona notte.